autore del secondo gol che ha deciso questa gara a spalla Frosinone. Che Frosinone hai visto? Ma ho visto una grande squadra che ha lottato dall'inizio fino alla fine, che tutti insieme siamo riusciti a portare a casa questi punti importantissimi in un campo molto difficile. Lorenzo, quanta soddisfazione c'è e soprattutto quanto può contare, quanto può essere pesante una vittoria del genere? Pesante, ma soprattutto per il nostro umore, perché tornando a casa con 3 punti da questo stadio comunque molto complicato, devo fare complimenti alla Spal che sono una grande squadra. È importante soprattutto per il nostro morale, che venivamo prima da un periodo un po' così e siamo riusciti a dar continuità al risultato con il Vicenza. Lorenzo, quarto gol in campionato ormai non è più un caso. Ma guardo partita per partita, sono contento di questo. Diciamo di questi gol, ma l'importante è che siano riusciti a portare a casa i 3 punti, che è la cosa più importante di Simile a quello di Novara, Lorenzo. Novara era di Pieve, però era col destrone. Da questo Però secondo sì, vabbè, tutti, sì, dai, diciamo di sì, l'importante è che sia entrato. Lorenzo, parli prima di una vittoria importante per il morale, però è importante anche per la classifica perché ci riproietta in testa davanti a tutti. Quanto è importante, a parte per il morale, per il campionato questi 3 punti? Ma sono importanti perché, come ho detto prima, danno continuità al risultato col Vicenza, che è un risultato importante, e sono contento perché siamo tornati di nuovo in testa e dobbiamo comunque continuare così, pensare di fare il nostro campionato senza pensare alle altre squadre che sono le altre che devono pensare a noi, e noi non dobbiamo pensare alle altre, dobbiamo pensare a fare il nostro campionato. Senti, 1200 tifosi del Frosinone arrivati qui, un bellissimo colpo d'occhio sia nella curva, nello stadio della Spalla, ma anche nel settore del Frosinone, perché portare 1200 tifosi qui non è cosa da tutti i giorni. 3 punti importanti anche per loro. Sì, soprattutto per loro perché sono sempre molto calorosi, ci sostengono sempre e siamo davvero felici, infatti l'ha dimostrato a fine partita che la felicità che abbiamo donato ai tifosi è importante. È una città che merita tanto perché ci seguono sempre in tanti e ci sostengono sempre. Adesso venerdì il prossimo impegno si chiama Cesena, sempre qui in Emilia-Romagna, però contro una squadra che il campionato ci ha insegnato di non sottovalutare mai le squadre che sono in fondo alla classifica. No, è un campionato strano perché puoi vincere o perdere con tutte, quindi dobbiamo arrivare concentrati come siamo stati oggi e pensare di portare a casa 3 punti e basta. Grazie. Ciao.